Ciao ragazzi, sono Lori Bart. Oggi voglio farvi vedere quali pedali utilizzare insieme a quali scarpe utilizzare con i pedali liberi, ovvero i pedali flat. Qualche consiglio sui pedali flat, ovvero i pedali liberi, quali scarpe abbinare insieme ai nostri pedali. In commercio esistono tanti tipi di pedali, comunque diciamo che le forme sono più o meno simili ed ora vi faccio vedere le varie differenze tra i pedali classici e i pedali flat che si usano normalmente in mountain bike. Questo è il classico pedalino che si utilizza su tutte le biciclette, diciamo medio economiche, e non sono indicate per fare fuoristrada perché sono in plastica, sono soggetti a rotture molto facili, in più non hanno grip sufficienza a utilizzarlo in fuoristrada, quindi possiamo perdere facilmente la presa con il piede. Diciamo che questo sono per utilizzo cittadino più che altro, quindi se lo usiamo per spostamenti in città vanno più che bene. Questo è un altro tipo di pedale flat con lo sgancio, dove abbiamo una gabbia esterna per avere un maggiore appoggio, dove ci dà tanta più sicurezza rispetto al solo gancio. Poi abbiamo un'altra versione, che questo è il pedale classico flat, dove ha il telaio in alluminio completamente e questi pin che sono molto sporgenti. Questo modello di pedale qui sinceramente non lo consiglio perché ha la base della stessa altezza dell'esterno, quindi praticamente è troppo piatto, e io vi consiglio sempre un pedale che è al centro e più basso rispetto ai bordi del pedale. Questo perché aiuta tantissimo il grip, quindi avere la pianta dritta invece la pianta curva, c'è molta differenza con il grip, ci sentiamo anche più incastrati meglio rispetto al pedale completamente pari. In descrizione metterò dei link dove potete trovare i pedali che secondo me sono tra i migliori come pedali flat. Altri in commercio, anche questi sono in plastica, magari si possono utilizzare per fare BMX oppure urban, cioè utilizzarli in percorsi non in fuoristrada. E qui ne abbiamo un altro tipo, un altro modello, che come vedete anche questo è piatto. Poi questi tipi di pin si consumano velocemente e hanno poco grip, come potete vedere l'altezza non è molto accentuata, quindi abbiamo meno grip. Io vi consiglio sempre di prendere dei pin di questo tipo che sono abbastanza accentuati per evitare che la vostra scarpa scivoli sopra il pedale. Per le scarpe bisogna stare attenti a cosa abbinarci, ci sono tanti tipi di scarpe. Questa scarpa qui ve lo sconsiglio vivamente se usate i pedali flat, perché hanno un pessimo grip sopra, quindi non sono adatti per utilizzarli con pedali flat. Molto meglio avere una scarpa da BMX tipo questa, che ha la suola completamente liscia, come vedete, e qui dà un ottimo grip sopra. Quando abbiamo una pianta piana, come in questo modo, i dentini si infilano all'interno della gomma e quindi si avrà un ottimo grip. L'unico problema che hanno le scarpe da skate è che non hanno la punta rinforzata, e quindi mi è successo anche a me molte volte che mi è capitato di andare a sbattere contro una roccia con la punta del piede e non vi posso dire che dolore fa, quindi per evitarlo è meglio avere una scarpa solida con la punta rigida per evitare questo incidente. Oppure ci sono delle scarpe dedicate che adesso vanno tanto di moda, che sono le 510. Queste qua che sono nuove, che sono arrivate adesso, hanno questa suola in stealth, come la chiamano loro, è una suola studiata per avere il massimo grip sui pedali flat. Pure esistono anche altri marchi, come ad esempio avere la suola Vibram, così ti dà tantissimo grip. Però come vedete qui c'è l'attacco per l'SPD, quindi per i pedali a gancio, e ci sono delle zone non coperte. Ve li consiglio sui pedali a gancio tipo questi, che hanno la gabbia esterna tipo flat. Quindi questo abbinamento è ottimo perché abbiamo la suola per la gabbia esterna e il gancio SPD all'interno. Altra cosa importantissima, avere una scarpa che protegge i laccetti è molto utile, perché mi è successo che i laccetti si sono slacciati e mi si sono infilati nella corona, e quindi io vi consiglio di prendere delle scarpe non tipo queste, che hanno i laccetti liberi che si possono slacciare, mentre questi tipi di scarpe hanno questa protezione che evita l'uscita del laccetto, e quindi io ve li consiglio vivamente rispetto alle scarpe che hanno
hanno il laccetto libero come queste. I pedali flat li consiglio a chi inizia ad andare in mountain bike, perché ti dà tanta più sicurezza rispetto ad avere il piede agganciato. In più, se piace un po' fare manovre con la nostra bicicletta, quindi ci piace giocare con la bicicletta, vi consiglio sempre i pedali flat, perché abbiamo la possibilità, in caso di errore, di togliersi dalla bicicletta senza cadere, e questo è un vantaggio enorme rispetto ai pedali con il gancio. Pedali con il gancio li consiglio a chi fa cross country, cioè gente che fa tanta salita, perché tirare anche il pedale in su hai una maggiore resa rispetto a solo il pedale flat. Poi conosco tantissime persone che fanno enduro e DH anche con i pedali agganciati, però ancora non si è capito se c'è un vantaggio, perché vedo persone, ragazzi, che fanno DH con i pedali flat e sono anche campioni del mondo. Quindi non è detto che c'è un vantaggio nella discesa avere dei pedali con l'aggancio rispetto a dei pedali flat.